stamattina in piazza Umberto I, prima uscita ufficiale di Giffoni Attiva. Qui con noi c'è il consigliere comunale Antonio Nobile. In cosa consiste questa uscita pubblica particolare? Buongiorno, noi oggi siamo qui come gruppo consigliare insieme all'associazione Giffoni Attiva e abbiamo scelto di stare tra la gente, ascoltare la gente, ma soprattutto dare voce alla gente questa mattina su un problema particolarmente sentito per il nostro territorio, che è quello della viabilità. Purtroppo è sotto gli occhi di tutti che la viabilità provinciale in questo momento sconta di una serie di problematiche su diverse strade e si stanno creando situazioni di pericolo e soprattutto anche di disagio per i cittadini sia di Giffoni ma anche per tutti le persone che vengono nel nostro territorio a lavorare. Più volte noi abbiamo segnalato questa situazione attraverso una serie di interrogazioni al sindaco, alla provincia di Salerno, abbiamo cercato di essere attivi, però sin dall'inizio, sin dalla nascita di questo progetto che abbiamo costituito con una serie di amici, il nostro obiettivo era proprio quello, appunto, come dicevo prima, di ascoltare la gente. Per questo motivo ci è sembrato proprio opportuno, anzi necessario, scendere tra la gente e dare voce alle istanze delle persone. Infatti, come potete vedere alle mie spalle, già siamo di prima mattina e già sono tante le persone che hanno scelto di venire a sostenere la nostra petizione con grande entusiasmo, capendo appunto l'importanza di questo momento, anche perché a Giffoni mancava da un po' di anni anche un po' di attività politica, ci voleva qualcuno che scendesse appunto in piazza. Era parecchio che non si vedeva questo tipo di attività in piazza, un'azione che noi abbiamo piacere a definire politica. Dopo tanto tempo si riavvia un percorso politico grazie a Giffoni Attiva e lo stiamo facendo piano piano, stiamo crescendo, stiamo aggregando sempre di più nuovi amici, nuovi sostenitori e soprattutto lo stiamo facendo attraverso una doppia attività. Ci piace definirci associazione, siamo un'associazione politica culturale, quindi abbiamo un aspetto politico che portiamo avanti con un'azione in consiglio comunale grazie al sottoscritto e al collega Angelo Boccalupo, e lo facciamo poi attraverso una serie di attività. Abbiamo fatto già una serie di incontri culturali, presentazioni di libri, abbiamo fatto anche un convegno con la senatrice Bilotti, nostra concittadina, sul reddito di cittadinanza, quindi abbiamo questo doppio aspetto da portare avanti e sul quale ci stiamo concentrando. Mi fa piacere anche cogliere l'occasione per invitare altri amici a sostenerci, a partecipare alle nostre attività, a venirci a trovare in sede per capire quello che noi facciamo e che portiamo avanti insomma come associazione e come gruppo consiliare. Siete rimasti, ormai si può dire, l'unica opposizione qui in questo comune. Ma diciamo che effettivamente è così, la realtà è innegabile. Noi siamo gli unici, l'unico gruppo consigliare, perché poi c'è stato il passaggio di Giffoni Europea in Giffoni Bene Comune. Io sono un fuoriuscito tra virgolette di Giffoni Bene Comune, l'ho detto e l'ho ribadito, non ne ho condiviso ad un certo punto la linea, ci sono tanti problemi. Noi cerchiamo di fare il nostro lavoro con calma, con serenità, ci sono tante professionalità all'interno della nostra associazione, per cui cerchiamo anche di non fare, come dire, la solita opposizione che molto spesso si vede, soltanto di protesta, di segnalazione di problematiche. Cerchiamo anche di dare il nostro contributo fattivo con idee e proposte. L'abbiamo fatta ad esempio proponendo di istituire la consulta dei commercianti, cosa che non è stata fatta, anzi colgo l'occasione per dire anche questo. Noi avevamo pensato di far istituire questa commissione che è nel nostro statuto comunale, ma l'amministrazione non ci ha mai risposto, proponendo il distretto del commercio, che purtroppo è stato un fallimento, perché da quello che sappiamo abbiamo fatto già richiesta di documenti, le richieste arrivate sono pochissime e quindi bisogna, come dire, guardarsi in faccia. Noi siamo pronti anche a collaborare, vi ripeto, con proposte e con idee, cerchiamo anche dall'altro lato una sorta di apertura per poter contribuire in maniera positiva e propositiva alla crescita della nostra comunità.